My thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a ten and I'm a three. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? È un viaggio attraverso 80 libri. È una raccolta dei successi editoriali che hanno caratterizzato l'ultimo secolo. Parla di un viaggio attraverso i 5 continenti, attraverso tutti i casi editoriali più importanti dal Novecento ad oggi. È una raccolta di brevi saggi scritti dagli studenti che cercano in qualche modo di analizzare gli ingredienti, diciamo, del successo editoriale. È un viaggio tra le parole scritte dai più grandi autori del Novecento. Noi studenti del master di quest'anno, del master professione prodotti in editoria del Collegio Santa Caterina da Siena. Gli autori sono i ragazzi del master in professione prodotti dell'editoria della Collegio Santa Caterina dell'Università di Pavia. Per tutti. Per qualunque tipo di lettore, lettore forte, lettore affezionati, chi non legge anche potrebbe iniziare invece a avvicinarsi al mondo della letteratura grazie a questo libro che contiene titoli estremamente diversi. È rivolto a persone interessate a conoscere quello che c'è dietro ai successi editoriali. Questo libro è sia per chi si interessa di editoria sia per i lettori accaniti che amano viaggiare. Innanzitutto per tutti noi che abbiamo faticato per scrivere i saggi. Proprio perché permette di viaggiare anche stando in poltrona. Viaggi con la fantasia, viaggi attraverso i libri, attraverso storie, ti permette di vivere vite che in realtà non puoi vivere. Perché è un libro che parla di editoria da un punto di vista inedito. Perché c'è bisogno di parlare di editoria? Perché il pubblico ha voglia di conoscere che cosa c'è prima di quello che troviamo in libreria. La Garzanti non ha voluto l'insostenibile leggerezza dell'essere, che in Italia ad oggi ha venduto 1 milione di copie. Per testuali parole, non voleva autori minori, per giunta cecoslovacchi. È interessante vedere il rapporto fra John Fante e il suo editore McCann, perché è lui che lo incoraggia, anzi addirittura Fante lo chiamerà il suo dio. La sua unicità rispetto a tutti gli altri libri già in commercio? Il pubblico. Secondo me ci vuole il momento giusto, il tema giusto e tanta fortuna. Come ha detto Ian Fleming, il libro di successo è quello di cui il lettore non può fare a meno di voltare pagina. E la sua capacità di comunicare interpretando le esigenze dei lettori in quel momento. L'Iliade. 100 anni di solitudine. Il Piccolo Principe è un libro che rimarrà sempre. Il Nome della Rosa. Quindi Bellezza e Tristezza di Kawabata. L'insostenibile leggerezza dell'essere. E Aspettando Godot. But you just don't care for your best friend is me.